Ah, mi scusi. Pesco 3.2, Sibiglia 3.3, Pesco 3.4, Sibiglia 3.16 e 3.18, contrario. Tutti gli altri favorevoli. In merito all'invito al ritiro del 3.01, se ciò è propedeutico all'approvazione di un ordine del giorno che rechi nel dispositivo l'obiettivo mirato dalla, appunto, cioè l'obiettivo indicato dall'emendamento, accetto l'invito al ritiro, però qui devo capire. Chiaro, vediamo se il governo interviene. Se vuole intervenire, insomma. No, va bene, no, la ringrazio. Prego. Grazie Presidente, soltanto in attesa di leggere ovviamente l'ordine del va giorno. Va bene, tanto abbiamo tempo, abbiamo altre votazioni prima. Quindi, Pesco 3.2, pareri contrari Commissione. Governo, Alberti, prego. Solo per dichiarare voto favorevole. La ringrazio. Villarosa. Grazie Presidente, con questo emendamento chiariamo che comunque anche in questo fondo di risoluzione potranno arrivare soldi dei cittadini, lo dice la stessa ratifica. E non solo, ma con l'articolo 3 si parla di un apposito provvedimento legislativo, almeno parliamo di una legge vera e propria. Quello su cui vorrei far riflettere però è: ma se lo Stato deve intervenire, perché non interviene col bailout? Perché noi col bailout cosa abbiamo fatto? Con Monte dei Paschi di Siena ci abbiamo pure guadagnato. Abbiamo messo i soldi all'interno di Monte dei Paschi di Siena, abbiamo gestito come Stato e quindi come una controparte forte, non come un singolo risparmiatore che non è una controparte forte, e alla fine siamo usciti vincitori. Oggi i correntisti, per colpa vostra, si rivolga alla Presidenza, poi se è colpa mia, se è colpa mia. Che non hanno nessuna voce in capitolo nella gestione di queste banche, che chissà con chi hanno fatto affari e a chi hanno prestato soldi, e lo sappiamo, probabilmente si troveranno le obbligazioni con valore zero. Quindi state rubando i soldi ai risparmiatori, ditelo. Ci sono altri interventi? Non mi pare. Dichiaro aperta la votazione 3.2. Pareri contrari di Commissione, Governo e relatore di minoranza.